Verbiamo è nata prima del Covid perché è una professoressa intelligente e che ama i suoi studenti, Matilde Lanzi, ha avuto un'idea per insegnare i verbi divertendosi. Innanzitutto lei si è divertita perché ha costruito le carte nella cucina di casa sua, le ha stampate, le ha plastificate e ha visto che funzionavano. Adesso i bimbi con cui lei aveva fatto questo esperimento fanno la seconda superiore e sanno benissimo i verbi. Perché è importante sapere i verbi? Perché in una lingua come l'italiano, che ha tante sfumature, non sapere usare i modi e i tempi dei verbi in modo adeguato vuol dire non sapere dare un vestito al proprio pensiero. E questo gioco è un gioco collaborativo, i bambini si aiutano, si sfidano, si correggono e imparano. E quando l'abbiamo costruito e stampato grazie a Felsinia, eravamo appena usciti dal Covid, le illustrazioni sono state fatte da un'altra prof bravissima, Daniela Sant'Andrea, e rappresentano il modo di ogni aspetto con cui noi utilizziamo i tempi, no? Il condizionale ha come simbolo il camaleonte, no? Che cambia in base alla condizione di partenza. Per esempio, non so, l'imperativo c'è un bellissimo leone, l'indicativo una povera gallina che pascola sopra un prato verde, oppure il congiuntivo un ippogrifo. Quindi queste carte vengono costruite, pensate, studiate durante il Covid, ritorniamo a scuola e non possiamo usare le carte perché nel settembre del 2020 c'era il metro di distanza. Per fortuna Felsinia ci ha aiutato a stamparle e appena abbiamo potuto abbiamo cominciato ad usarle, ne abbiamo stampiate 1000 mazzi e abbiamo avuto questa idea di regalarle alle scuole di Bologna e di fare questa competizione che si è chiusa con dei vincitori. Era una gara di tutti contro tutti e abbiamo avuto 3 vincitori nella categoria junior, quarta e quinta primaria e nella categoria senior, prima e seconda media. E i bambini hanno trascinato nella loro vittoria anche le loro scuole che hanno avuto dei buoni libro e poi dopo un bellissimo gioco di Banca di Bologna che è Bolognando. Quindi una bella storia. Adesso stiamo ragionando su come rendere possibile l'utilizzo di questo gioco nella didattica e quindi come produrlo e metterlo a disposizione poi delle scuole. È un modo interattivo per imparare i verbi, molto divertente, giocando con gli amici e molto bello. È molto bello perché è un modo che così gli alunni possono imparare meglio i verbi divertendosi e non annoiandosi a studiare su delle tabelle. È un gioco molto bello e serve per imparare i verbi divertendosi e per giocare anche con altri ragazzi della nostra età. È stata molto bella anche conoscere dei ragazzi nuovi e giocare con loro. È un gioco che ci aiuta a studiare meglio i verbi in un modo divertente. All'inizio ero un po' nervosa, però alla fine ho preso la mano e mi sono divertita. Per me Verbiamo è anche un gioco molto speciale e utile per le scuole elementari. Infatti ci avevano anche fatto giocare nella mia scuola. Anch'io all'inizio ero molto nervoso, però dopo mi sono calmato e sono andato anche abbastanza bene. La didattica è quel mestiere meraviglioso che cambia continuamente a seconda dei ragazzi che abbiamo di fronte. E 6 anni fa io ho avuto dei ragazzi che avevano bisogno di essere aiutati a imparare i verbi. Guardandoli giocare a carte durante l'intervallo è nata l'idea di fare un gioco per insegnare i verbi, perché non trasferire una didattica di gioco, una dinamica di gioco nell'insegnamento. E allora ho iniziato facendo il gioco del congiuntivo, cioè sui 4 tempi del congiuntivo, un gioco molto semplice con la dinamica simile al tappo che loro conoscevano. Mi sono resa conto che funzionava, i ragazzini imparavano i nomi dei verbi, imparavano i verbi e allora l'ho ampliato all'indicativo, agli altri modi ed eccoci qua. Quando giocavamo soprattutto c'è stata molta adrenalina. Secondo me è stato molto bello e mi ha aiutato molto soprattutto sul congiuntivo che avevo qualche vuoto di memoria ogni tanto. Sì, dai, mi è piaciuto molto anche gareggiare, anche con gli altri.
capire un po' come si giocava anche di strategia. Abbastanza, anche perché era la prima volta che partecipavo a un torneo del genere. Ho conosciuto e ho visto anche persone che avevo già incontrato in passato. Come è stato giocare? Bello, soprattutto ho saltato l'interrogazione di storia. Era la prima volta che facevo un gioco del genere ed è stata una bella esperienza dove ho provato anche questo gioco e ho imparato anche dei nuovi verbi. È stato un pensiero incredibile, cioè se noi torniamo un attimo indietro e torniamo al momento in cui questa cosa è stata pensata, è meravigliosa. Nel momento del lockdown, nel momento dove non ci si poteva incontrare, avere una vita normale, qualcuno ha pensato a questo come simbolo del futuro, come simbolo dello stare insieme, ed è venuto benissimo. Oggi siamo qui a vedere la realizzazione di un sogno impensabile fatto in quel momento senza elettronica, quindi i ragazzini giocano insieme, stanno insieme e lo fanno con un mazzo di carte. Qui c'è il futuro e visto che come abbiamo letto l'Italia ha qualche problema di crescita demografica, insomma dobbiamo valorizzare al massimo i ragazzi e per noi è un piacere collaborare sempre con l'Istituto Malpighi e vedere i ragazzi che si divertono, imparano e si, come dire, stanno tra di loro, è una gioia, ecco, per noi è una gioia, è un vero piacere. Insieme si impara e lo strumento fondamentale per imparare insieme è la comunicazione e la comunicazione si basa sulla parola. Oggi ci si è esercitati sull'utilizzo della lingua italiana, l'utilizzo corretto, è uno strumento utilissimo anche mediante lo strumento del gioco.